Bene, salve, Rosa Teruzzi è caporedattrice del programma televisivo Quarto Grado e oggi pomeriggio presenta La Memoria del Lago, il quinto dei romanzi dedicati alle Miss Marple del Giambellino che vivono in un casello ferroviario ristrutturato. Ecco, come sono nate le tre investigatrici nella tua Nella mia mente? mente pacata. Io desideravo da tanto tempo inventare una storia gialla che avesse come protagoniste delle dilettanti, perché per un mestiere, come hai detto, purtroppo mi occupo di cronaca nera, quindi ho a che fare tutti i giorni con investigatori di professione. Io volevo avere a che fare con delle investigatrici invece della mutua, come dicono loro. Infatti la mia protagonista è una fioraia. Sua mamma è un'insegnante di yoga appassionata dell'amore libero, una post hippie piuttosto divertente, e l'unica che non indaga della famiglia è la figlia che fa la poliziotta. La figlia cerca di evitare che la madre e la nonna investighino, anche perché ha paura che le facciano fare una figuraccia in questura, invece in realtà loro risolvono questi cold case che riguardano la loro vita e la vita delle loro clienti, e lei, la poliziotta, resta sempre al palo. Mi sono divertita con questo, un po' con questa leggerezza, ecco, diciamo. Poi c'è anche Irene La Smilza, un'altra donna Sì. che partecipa spesso a queste indagini. Beh, diciamo che in realtà non era proprio possibile inventarmi due dilettanti che non avessero nessun aggancio con qualcuno che invece di cronaca nera si occupa veramente. E quindi io ho inserito in questa storia una professionista che è una giornalista, che in realtà è protagonista di altri miei romanzi, un'altra mia serie di romanzi, e Irene e il suo capo, il Cagnaccio, sono quelli che aiutano le mie protagoniste, le mie detective della mutua. In questo dell'ultimo romanzo c'è una nuova donna, una nuova protagonista della genealogia del casello, che è Ribella. La nonna. Ah. La nonna è una donna, io ci tenevo a raccontare una storia che avesse a che fare con la Seconda Guerra Mondiale per una questione mia familiare. Ho ricevuto il dono di molti racconti di persone che hanno fatto la Seconda Guerra Mondiale nella mia famiglia, nella Resistenza soprattutto. Ribella, dal nome si capisce chiaramente, è una ragazza di famiglia anarchica. È figlia di NN, come si diceva all'epoca, una figlia illegittima, quindi è una predestinata ad essere diversa. È una ragazza che paga con la vita aver rispettato dei suoi valori. Muore nell'estate del 46, all'inizio si pensa che sia un incidente. Le mie protagoniste oggi, cioè quando sono ambientati i romanzi, indagano su quella morte per capire, per ristabilire la memoria di questa donna, per ristabilire il fatto che è morta per un motivo nobile e che non si è trattato affatto di un incidente, perché penso che i valori poi non muoiano. E questa ricerca della memoria, anche quindi scavando anche nei valori familiari, sembra modificare, comunque avere un risvolto sul carattere di Iole. Sì, in realtà tutte le mie protagoniste, tutte le mie indagini, finora sono cinque, sto scrivendo la sesta, si svolgono nello stesso periodo, che è l'estate del 2014, la più Sì. piovosa di sempre. Però mano a mano che ogni indagine viene compiuta, le mie protagoniste acquistano sicurezza, perché capiscono di poter intervenire ristabilendo la verità, no? Che la verità, dice, libera, la mia protagonista ci rende liberi, no? Veramente, cioè la verità ci permette di andare avanti. E in questo caso conoscere il motivo per cui è morta giovanissima sua madre consente a Iole, che è una donna che a 70 anni ha mantenuto questa leggerezza, di acquistare di capire il perché. Quando si capisce perché le cose succedono, anche se poi sono irreparabili, è sempre un insegnamento. Concludiamo con un'altra protagonista dei tuoi libri, che è la città di Milano, con Sì. Scerbanenko, con Iannacci e con i suoi navigli, insomma. Allora, le mie protagoniste vivono in un casello ferroviario che c'è davvero in Via Pesto a Milano. Se non conoscete la zona, vi consiglio di andarla a scoprire. È una zona popolare, alle spalle del Naviglio Grande, che invece è una zona di grande bellezza, architettonica, paesaggistica. Milano è una città straordinaria, generosa, e terribile, feroce, e ognuno di noi scrittori racconta la parte che ama di questa città. Per me Milano è a metà, tra un'astronave,
le nuove costruzioni, no? Piazza Gaia Sì. Aulenti, e d'altra parte una canzone di Iannacci, cioè ha un suo cuore, che io cito in tutti i miei romanzi perché per me Milano è questa cosa qua. Grazie. Grazie.